Signori e signore, il mago Alfa! E buongiorno a tutti, un saluto da Mago Alfa. E che dire, la Pasqua si sta avvicinando, si sta avvicinando molto molto velocemente. E quindi ho deciso di fare per tutti voi, soprattutto per i piccolini, un lavoretto per Pasqua. Un lavoretto, andremo a disegnare un bellissimo pulcino, ma in modo molto sorprendente. Quindi non vi perdete questo video e andiamo adesso a cambiare angolazione della telecamera. Ci andremo ad abbassare qui sulla tavola e quindi sul foglio e andremo a vedere questo bellissimo e sorprendente lavoretto per Pasqua. Vai 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 vai! Dunque, di cosa avremo bisogno? Avremo bisogno soltanto di un foglio di carta bianco in formato A4 e di un pennarello Sharpie, ok? E allora andiamo a vedere come fare questo bellissimo lavoretto di Pasqua. Innanzitutto si prende il nostro foglio e lo si piega a metà, come potete vedere in questo modo. Cercate di essere precisi quanto più potete, ma ovviamente se lasciate un millimetro scoperto non succede nulla, ok? Andate a fare di nuovo la stessa cosa e ripiegate a metà le due metà che sono uscite, in questo modo. Questa è la prima e andiamo a piegarlo premendo qua e poi andando verso gli esterni, in questo modo. Stessa cosa faremo dall'altro lato, quindi andremo a piegarlo sempre su se stesso, in questo modo, si preme al centro e si va nei lati. Perfetto! Il risultato finale sarà questo, un foglio ripiegato in quattro, ok? Quello che dovrà uscirne sarà una specie di fisarmonica, così. E ora vi farò vedere il perché, il perché. Tenete il foglio in questo modo e andiamo sul nostro piano da disegno, sul nostro piano di lavoro. Gli altri fogli li togliamo. Perfetto! Iniziamo col disegnare. Facciamo l'erba, l'erba per terra, così, eh? Non dovete essere precisissimi perché l'erba, come si sa, è molto molto irregolare. Dopodiché andiamo a fare la prima parte di un uovo. La prima parte di un uovo. Come si fa? In questo modo. Quindi partiamo da qui, più o meno dal lato, e scendiamo giù. Così. Questa è solo la prima parte, è solo la prima parte. Così. E scendiamo giù. Forma ovale come quella delle uova. Subito dopo, continuiamo sull'altra parte del foglio a fare il nostro bellissimo uovo. Lo completiamo così, in questo modo avremo terminato la nostra parte esterna, diciamo così, dell'uovo, dell'uovo. Ora possiamo fare la cosa sorprendente di questo lavoretto, e cioè andiamo ad aprire il nostro foglio. Il risultato sarà questo. Andiamo a creare il nostro pulcino che esce dall'uovo. Come si fa? Come si fa? Vi do i miei suggerimenti. Io lo faccio così. Continuo innanzitutto un pochettino di questa linea per fare un uovo che sembri rotto. Un uovo che sembri rotto, in questo modo. E tante linee a zig zag, in questo modo, che facciano sembrare che sia un uovo rotto. Stessa cosa faremo sopra, e continuiamo un pochettino in giù, continuiamo un pochettino in giù e poi creiamo l'uovo rotto. Non dovete essere precisi, mi raccomando, è un uovo rotto, quindi può essere quanto più irregolare possibile, quanto più irregolare possibile, in modo tale che chiudendo il foglio sembrerà un uovo. E aprendolo così ci sarà l'uovo rotto. L'uovo rotto. Bellissimo, prende forma il nostro lavoretto per Pasqua. Dopodiché andremo a fare il pulcino che fuoriesce dal nostro uovo. Come si fa? Come si fa? In questo modo faremo
un bellissimo ovalino in questo modo. E troppo carino, gli facciamo un bel ciuffetto di capellini in questo modo, che può essere anche, diciamo così, la cresta del nostro piccolo pulcino. Ci mettiamo un bel becchino da pulcino, gli facciamo un paio di occhi così, e una bella, e dobbiamo fargli, cosa gli manca? Le due piccole alette, gliele facciamo così. Io per fare le ali uso questa tecnica, quindi una linea e ritorno un po' indietro fino a metà, poi scendo giù un pochino e faccio lo stesso, un'altra piccola. E abbiamo fatto una piccola aletta. Lo stesso faremo dall'altro lato in maniera più o meno simmetrica. Quindi partiamo da qui e torniamo indietro fino più o meno a metà. Un'altra striscetta così. Arriviamo all'incirca alla fine. E l'ultima piccolina. E avremo il nostro piccolo e delizioso pulcinotto che esce dal nostro ovetto. E ovviamente qui ci andremo a scrivere buona Pasqua, punto interrogativo. Interrogativo, due in italiano per me, volevo dire punto esclamativo, buona Pasqua. E allora, che ne dite di questo bellissimo lavoretto? Chiudiamo, ed è un uovo. Andiamo ad aprire e arriva il nostro pulcino che ci augura una buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Cosa facciamo adesso? Cosa facciamo? Cosa ci resta? Cosa ci resta? Dobbiamo soltanto andare a colorarlo. E allora io lo vado a colorare così. Ovviamente potete farlo, potete colorarlo come meglio vi piace. Ed ecco il risultato finale del nostro lavoretto, ma non è semplicemente bellissimo? Io adesso ovviamente l'ho colorato con le matite colorate semplicemente, ma voi potete colorarlo come volete, con i pastelli, con la tecnica degli acquerelli, con le tempere, quello che volete, con quello che volete, con i pennarelli eccetera. Ma non è spettacolare, semplicemente spettacolare. Abbiamo finalmente creato il nostro ovetto, eccolo qui, che ci fa anche una magia, perché dall'ovetto, se ci bussiamo, toc toc, sapete cosa ci esce? Il nostro pulcino che ci augura buona Pasqua. E allora, vi è piaciuto il nostro ovetto, bimbi? Se sì, mi raccomando, lasciate un bel like. Qui sotto si trova, sotto il video, lasciate un bel like al video. E dal nostro pulcino bellissimo, spettacolare, e da Mago Alfa è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, iscrivetevi in tanti e condividetelo, perché ci saranno tanti e tantissimi altri video, tanti video nuovi ogni settimana. Se vi interessa uno di questi video che metto, uno di qua e l'altro di là,
potete cliccarci sopra, cliccateci sopra e andrete a vedere un altro video di Mago Alfa. Beh, da Mago Alfa è veramente tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e buona Pasqua!